Benvenuto in questa meditazione dedicata al sole nero. Nonostante il suo significato sia apparentemente negativo, il sole nero si riferisce alla rinascita del sole in senso spirituale. Si trova all'opposto del sole splendente, quello che ricorda una giornata di piena estate, dove tutto è esteriorizzato e anche i sensi sono rivolti all'esterno, ad indicare archetipicamente l'ego. Il sole nero, invece, rappresenta l'interiorizzazione. Le tradizioni ermetiche ed alchemiche, infatti, parlano dell'esistenza di due soli, uno nascosto, formato da oro alchemico, e l'altro, quello materiale, di oro normale. Bene, cominciamo. Sistemati in una stanza adeguata per la tua meditazione. In questo caso, sarebbe bene seguirla seduti, a gambe incrociate e con la schiena bene eretta. Ma se ritieni sia una posizione troppo scomoda da tenere il tempo della meditazione, puoi distenderti in Shavasana. Prenditi il tempo di sistemarti nella posizione che hai deciso. Se rimani seduto, appoggia il dorso delle mani sopra le ginocchia, con i palmi rivolti verso il cielo. Le braccia sono rilassate. I gomiti sono rilassati. La schiena è eretta ma morbida, morbida ma eretta. Se invece hai deciso di eseguirla in Shavasana, la posizione supina, semplicemente allarga le gambe e lascia cadere le punte dei piedi ai lati. Distanzia le braccia e ruota i palmi verso l'alto. Bene, ti senti comodo? Sei a tuo agio? Senti la necessità di muoverti un'ultima volta? L'immobilità durante la meditazione gioca un ruolo fondamentale. Ora, prima di cominciare, fai 3 bei inspiri profondi, inalando dal naso ed esalando dalla bocca, con l'intento di lasciarti alle spalle la giornata, gli impegni, le programmazioni. Raccogli tutto ad ogni inspiro e liberatene espirando. Questo per dedicare un momento solo a te stesso, il tuo spazio, solo la tua energia. Ora chiudi gli occhi delicatamente. Le palpebre sono rilassate e anche i piccoli muscoli attorno agli occhi sono rilassati. Come senti il tuo volto? È sereno, disteso. Percepisci tensioni? Rilassa.
socchiudi di qualche millimetro le labbra e rilassa la lingua. Senti come questo semplice atto rilassi nel complesso tutto il volto ancora di più, ma anche il collo. Inizia ora a sentire anche la presenza del tuo respiro, calmo, ritmico e costante. Senti l'aria fresca che entra dalle tue narici. Senti l'impatto dell'aria sulle tue narici. Entra fresca ed esce tiepida. Riesci anche a percepire la differenza tra una narice e l'altra. In una entra più aria. Senti la separazione tra narice destra e narice sinistra ed infine, un po' più su, senti l'unione nuovamente al centro tra le sopracciglia. Sei calmo, presente e rilassato. Concentrati ora, per qualche istante, nell'aria che attraversa le tue narici. Ma soprattutto nel punto di unione al centro tra le tue sopracciglia, proprio come se tu potessi respirare da quel punto specifico. Addentrati sempre più in quella zona, nello spazio buio dietro la tua fronte, lo spazio che chiamiamo Chidakasha. Chidakasha è lo spazio della coscienza. Questo spazio si trova nella regione della testa, dietro la fronte. Chidakasha è buio, ma è un buio rassicurante, perché è lo schermo della tua mente. Qui possono manifestarsi immagini ed impressioni. Tu osservale, senza soffermarti, senza lasciarti coinvolgere in nessuna in particolare. Lascia scorrere come in un carosello ed osserva. Bene, ora intensifica la tua immaginazione e visualizza un sole alto, sopra il mare, in una calda giornata d'agosto.
ti trovi in piedi sulla riva. I tuoi piedi affondano sulla sabbia calda, donandoti una bella sensazione sulla pianta di radicamento. È una giornata calma e senza vento. Senti il calore dei raggi sulla tua pelle che la rende di riflesso luminosa. Guardi l'orizzonte e noti che la brillantezza del sole è quasi accecante, così alto, così potente. Illumina tutto senza distinzioni. Il suo specchiarsi sulle acque semicalme crea una moltitudine di riflessi. Sembrano piccoli diamanti brillanti sulla superficie dell'acqua. Respiri a pieni polmoni quest'aria rigenerante. Ti senti bene. Tutte queste moltitudini di colori, di giochi di luce, rendono difficile distogliere l'attenzione. Pensi che questa terra sia bella e che tutto questo brillare, questo calore, la renda ancora più bella, ancora più piacevole da vivere. Fissi per qualche istante il sole, ma è così forte che devi socchiudere un po' gli occhi per riuscire a farlo. Il tuo volto è caldo. La luce abbagliante colpisce la retina. Allora chiudi gli occhi e dietro il buio delle tue palpebre vedi ancora un puntino. Un puntino che piano piano si fa sempre più piccolo, collocandosi ora al centro tra le tue sopracciglia, proprio lì dove unisce il tuo respiro. Ed è ora che ti accorgi che non è più il sole di prima, ma un altro. Sembra un sole nero, dalle dimensioni enormi, eppure tu puoi contenerlo. Come può essere? Lo vedi chiaramente, vedi i suoi contorni, ti accorgi subito che non è un sole che abbaglia. Lo puoi osservare tranquillamente. Eppure è così grande, così potente. Scopri così che esistono due soli, diametralmente opposti,
uno il riflesso dell'altro, uno l'opposto dell'altro. Uno esteriore, uno interiore. Uno evidente che brilla, luccica e distrae. Uno nascosto, segreto, prezioso e trasformativo. Concentra ora per qualche istante la tua attenzione sul sole nero e il tuo centro, quello vero. Dove lo percepisci? Osservalo, sentilo, immergiti per qualche istante nel tuo sé più profondo, quello reale. Lascia che emergano immagini o sensazioni che ti riguardano, senza intellettualizzarle, solo osserva. Il sole nero ti mostra chi sei, ti permette di trasformare ogni situazione in oro per la tua crescita. Lascia che le immagini si manifestino, oppure anche nulla, se così deve essere. Ricaricati semplicemente in te stesso. Bene, ora riporta l'attenzione al tuo respiro naturale e calmo, all'aria che entra ed esce in te. Come ti senti? Quando ti senti pronto, senza aprire gli occhi, comincia a fare qualche movimento con delicatezza. Fai un bell'inspiro profondo ed espira dalla bocca lentamente. Bene, quando ti senti pronto, apri gli occhi poco per volta, percependo lo spazio attorno a te. Forse senti una sensazione diversa rispetto allo spazio che ti circonda. Se hai piacere, puoi rimanere ancora un po' rilassato in osservazione. La meditazione è ora finita. Puoi ripeterla tutte le volte che desideri. Namaste.